Ieri pomeriggio, martedì 3 luglio, in Torino e None, i carabinieri di Venaria Reale hanno notificato un'ordinanza di applicazione di misura cautelare in carcere nei confronti di tre persone, di cui due già detenute, responsabili di furti in abitazione, con l'aggravante di aver agito con mezzi fraudolenti, fatti accertati nella provincia di Torino dal febbraio a marzo. Sono stati arrestati Adamo Massa, 30 anni, residente a Torino nel campo nomadi di Corso Unione Sovietica, Loran Riviera, 28 anni, domiciliato a Volvera, e Angelo Riviera, 46 anni, domiciliato a Volvera, tutti con precedenti di polizia. L'attività investigativa coordinata dalla Procura della Repubblica di Torino trae origini dall'analisi del fenomeno dei furti, truffe in abitazione, in danno di anziani, che ha permesso di focalizzare l'attenzione su un sodalizio di Sinti Piemontesi. Questi si presentavano a casa delle vittime, tutte anziane, tra i 60 e i 90 anni, e dopo averle raggirate, dicendo che dai rubinetti dell'acqua fuoriusciva del gas, convincevano le stesse a riporre dentro il frigo, per evitare di essere danneggiati, gioielli e contanti, per poi darsi alla fuga, unitamente ad un complice che fungeva da palo. Durante l'indagine sono già stati eseguiti due arresti in flagranza, recuperata la furtiva tra gioielli e contanti del valore di 25.000 euro, nonché materiale per il travestimento come casacche, catarifrangenti e parrucche, una Fiat 500 e una moto Yamaha T-Max, ai quali i truffatori avevano applicato dispositivi sonori e luminosi simili a quelli in dotazione alle forze di polizia. Sono state accertate 9 furti in abitazione.